troviamo nello storico ristorante La Fontanella Borghese, che si trova al largo Fontanella Borghese, a due passi da Piazza San Lorenzo e Lucina, nel centro di Roma, a due passi dalle sedi del Parlamento. Questo è un ristorante che ha visto passare e vede tuttora passare molti clienti importanti, nel senso che hanno una grande visibilità e gente cosiddetta comune come noi, romani, italiani, stranieri, americani, di ogni parte del mondo. Ci troviamo, come potete vedere, all'interno del ristorante e davanti a uno splendido buffet. E ai gli attuali proprietari, sulla sinistra in giacca bianca Nicola e sulla destra Bruno. Diamo la parola a Nicola e Bruno, a che ci illustrino come è nato questo ristorante, quali le caratteristiche e che cosa vogliono comunicare ai loro clienti. Cominciamo con Bruno. Bruno. Sì, allora questo locale nasce negli anni 50, gestito da un certo Osvaldo Falzi e la signora Tosella. Era un ristorante tipico toscano, come potete vedere anche dal mosaico, un mosaico fiorentino, e loro hanno gestito questo locale fino agli anni 75-80. Dopodiché altre varie gestioni. Dopodiché è stato preso da Gigi Proietti con la sorella Anna Maria. Anna Maria gestiva il locale, Gigi Proietti poi alla sera veniva e portava i suoi amici a cena. Ci ricordiamo in che anni questo? E gli anni 80, 80. gli anni 80. E lui è stato qui fino al 92. Dal 92 al 96 un'altra gestione. Dal 96 siamo entrati noi, io e Nicola. Siamo qui, cerchiamo di dare il massimo, il meglio del meglio, con prodotti tipici regionali e abruzzesi come il nostro olio, i salumi e un po' di tutto. E questo locale è frequentato da gente molto importante, dei frequentatori tipo Andreotti, Fini, da Boselli, Enrico La Loggia, Bossi e tanti, tanti anche personaggi dello spettacolo tipo Renato Zero e parecchi personaggi, via. E niente, noi siamo E qui. romani? Romani comuni? Romani comuni, sì, Non è purtroppo. il classico ristorante per turisti, voglio dire. No, Ecco, no, questo questo è è un bene locale tipico, sottolineare. italiano. Nel senso che è al Italiano, centro di Roma, ma non è esatto, il classico ristorante, no, è per turisti, assolutamente quindi gli diamo la sola, no. La come si dice nostra, a Roma. assolutamente no. La nostra cucina è tutta basata sulla roba espressa. Non facciamo precotti, non facciamo roba congelata, facciamo le nostre paste fresche. Io vado al mercato quasi tutte le mattine, la stessa cosa Nicola, quindi cerchiamo di prendere sempre il meglio del meglio per poter offrire ai nostri clienti un prodotto sano, genuino e nello stesso tempo Prodotti stagionali. buono. Prodotti stagionali, esatto. Abbiamo degli asparagini di campo, i carciofi, i nostri carciofi romaneschi di Quindi Cerveteri. i carciofi ad agosto non li troviamo in linea No, di massima. no, No, li troviamo assolutamente no. adesso. Noi lavoriamo solamente i carciofi romaneschi, Che quindi nascono che e sono di questo nascono, ecco, periodo, che sì, siamo marzo. dai primi di marzo fino a verso la metà di aprile. Dopodiché non ci sono più. Cacciagione? La No, stagione, cacciagione. Ho visto nei menu che c'è cacciagione, anche. sì, Ecco. abbiamo delle beccacce durante la stagione della caccia, delle beccacce, dei piccioncini, dei fagiani, facciamo la lepre, le pappardelle con la lepre. Un po' di tutto, quello che permette, quello che ci offre il mercato. E il pesce? Il pesce è tutto, tutti i giorni pesce fresco, che si può vedere dai scampi, lo scorfano, le spigole di mare, le orate. Quando riusciamo a trovare la neonata siciliana, abbiamo anche del tonno del Mazara del Vallo, quindi tutta roba fresca, tutta roba Dove espressa. vi fornite voi? Noi da Anzio, diamo Anzio, 2 o 3 volte a settimana. A Anzio, che c'è pesce eccezionale, quindi si prende, si porta qui al ristorante e il nostro chef poi Passiamo alla pensa. carne, abbiamo parlato di cacciagione, vabbè, Sì. carne e pesce, ora la Allora, carne è carne, pure. noi come potete ben vedere, qui abbiamo questa bellissima fiorentina, questa è una chianina toscana, questa ci arriva direttamente dalla Toscana, originale,
Poi abbiamo la carne danese, ci abbiamo qualche cosa nazionale, tipo il vitello nazionale. Poi abbiamo il maiale della Cinta Senese, che è una rarità molto, molto particolare, buonissimo. E adesso un po' di tutto. Bene, la frutta abbiamo detto di La frutta di stagione. stagione, sì. I dolci sono tutti dolci fatti in casa dal mio socio Nicola. E adesso daremo la Diamo parola la parola a a Nicola. Nicola. Adesso io sto facendo una zoomata su queste 7 meraviglie che avete preparato stamattina. Sì, sono stati fatti, diciamo, anche per un po' l'occasione di questi giorni, anche dei dolci. Questi giorni perché siamo a Pasqua. Sì, vicino Pasqua, dolci a base di cioccolato, freschi. Qui abbiamo un pan di Spagna fatto in casa e facciamo questa zuppa della casa bagnata con massala vergine, che è molto delicata e contrasta molto bene con il cioccolato. Poi altri dolci, facciamo anche il soufflé a richiesta, crostate fresche, tiramisù, crème brûlée, crème caramel fresco, sempre usando prodotti freschi. Abbiamo solo ed esclusivamente prodotti freschi, non usiamo nessun tipo di prodotto che possa provenire dal conservato al congelato, diciamo. Persino il pachino viene sempre preso fresco al mercato, di questo periodo, come abbiamo già detto, i carciofi. Abbiamo anche un asso nella manica, che è il nostro olio delle colline teatine, dove si raccoglie un olio sempre brucato a mano e pressato a freddo, che è un ottimo ingrediente per la zuppa Bene, vicina. adesso abbiamo parlato tanto della qualità del tipo della vostra cucina, vorrei qualche altra informazione. Ecco, vogliamo parlare che effetti ha avuto su di voi la liberalizzazione delle licenze Guardi, per quella. sulla clientela, insomma, ecco, ditemi voi, Guardi, per che quella so che è un tasto legge. dolente. Lo so, per quella legge numero 38 del 2006, purtroppo noi ristoratori siamo tutti un po' affranti, in quanto che hanno unificato le licenze di bar e ristoranti facendo un'unica licenza. A questo punto è successo che il bar si sente autorizzato ad essere un ristorante, ma in realtà non ha né la cucina né i cuochi che possono trasformare il fresco e quindi si devono servire esclusivamente di precotto congelato. Per ipotesi, quattro salti in padella, che è famoso per Non facciamo cattiva pubblicità perché possiamo ancora, lei vuole dire genericamente i congelati che siano di una marca o dell'altra o di un'altra ancora, Sì, va bene. perché come qualità per quello che Per far propongono è capire ottima, l'ipotesi, certo. ma è diverso dal ristorante e dalla cucina espressa in questi termini, perché per il loro genere sono piatti, diciamo, Certo. Io penso veloci e buoni. che. Certo, io penso che ne perdiamo un No? po' tutti nella qualità dei prodotti tipici italiani e della buona cucina italiana. Ecco, facendo quel discorso del precotto congelato, noi andiamo a rovinare quello che è la nostra Quindi noi non tradizione. vogliamo parlare delle catene, dei supermercati che vendono il precotto, ma dei ristoranti, diciamo così, che propongono il precotto e quindi hanno dei prezzi Non sono poi sicuramente ristoranti, bassi. sono bar diventati ristoranti con la nuova legge, perché il Ecco. ristorante di una volta, dove come noi facciamo, che giriamo intorno alle stagioni, ogni stagione c'è un tipico prodotto fresco. Loro purtroppo girano intorno al surgelato e tirano Ecco. fuori il prodotto e lo mettono nel microonde, dove lo scongelano e lo servono. Quindi anche il turista che viene a Roma, mangia il precotto congelato, non si fa una buona opinione della nostra buona cucina italiana. Quindi bisognerebbe avere più attenzione
verso le nostre tradizioni e la cucina fresca italiana. Dunque, mi pare di capire che avere liberalizzato questi post fast food così precongelati con un ristorante, quale il vostro o altri tipo il vostro, sia stato un pessimo affare per gli avventori. Sì, un po' per tutti, credo, un po' per tutte le categorie, noi compresi che dobbiamo combattere con una concorrenza, se vogliamo, sleale, perché hanno la metà delle nostre spese e, diciamo, battono anche vicino ai nostri prezzi. E che significa battono vicino ai nostri prezzi? Significa che ci fanno una concorrenza al quale ci fanno scendere di prezzo anche a noi, e al punto che noi, diciamo, diventa un discorso insostenibile, i guadagni non ci sono più. Guardi, io adesso parlo da cliente, da utente, da avventore di un ristorante. Per le nostre tasche, certo non per quelle dei politici che hanno dei benefit o degli uomini di spettacolo, che hanno altri proventi rispetto a noi umili mortali, andare una famiglia, se va al ristorante, spende comunque una cifra, perché per le nostre tasche non si può andare tutti i giorni al ristorante, mentre in questi posticini qua, certo è a scapito della nostra salute. Dunque, ci sarebbe un modo per far abbattere un momento le spese che andiamo a pagare in un ristorante tipo il vostro, noi che non siamo ricchissimi? Il modo ci sarebbe, ma non dipende da noi, dipende dalla nostra politica. Purtroppo sappiamo bene che i nostri prodotti vengono trasportati tutti su ruota. Il gasolio è arrivato alla soglia di 2 euro al litro, quindi ha un costo di trasporto elevatissimo. A questo andiamo ad aggiungere la alta tassazione che Quanto quest'anno. pagate di tassazione? La vostra tassazione qual è? La tassazione nostra, l'IVA è salita al 23%, il suolo pubblico è quadruplicato, paghiamo addirittura l'immondizia Che sul vuol suolo dire il pubblico è pubblico. Noi quadruplicato? abbiamo Chi? dei tavolini all'aperto, quello è praticamente il suolo pubblico, Ah, il quindi suolo pubblico. Io sì, avevo capito solo pubblico, non ero suolo, capito. Il suolo, sì. quanto venite a pagare per il marciapiede che utilizzate E con i noi un vostri piccolo tavolini? marciapiede che ci entrano 8 tavolini, siamo intorno ai 4.000 euro all'anno, ma lo paghiamo tutto l'anno e lo utilizziamo 6 mesi solo. A questo si aggiunge anche l'AMA che ci fa pagare la nettezza urbana sul suolo pubblico. Quindi, e da questo poi via via con IRPEF, IVA, che sono poi uguali Quindi, e poi si pagano sempre, e tutta la tassazione nuova che arriverà a noi tutti gli italiani quest'anno. questa pioggia di tasse certo Non aiuta i prezzi. non aiuta a vivere. Non aiuta i prezzi. Abbiamo il rischio che si possa chiudere il ristorante? Ma molti ristoranti hanno chiuso, probabilmente tanti ce ne saranno che chiuderanno in quest'anno. E come anche non solo i ristoranti, ma anche gli altri negozi, come noi vediamo qui a Via del Corso, che è il posto più ambito dello shopping. Vediamo chiudere e aprire in continuazione, ma poi affari non vengono per nessuno. Che vorresti dire al vostro pubblico? Vorrei dire tante cose, però dico soltanto forza e coraggio. Bene, io vi faccio tanti auguri, vorrei comunque che venisse qua anche un giovane, Christian, Come no, certo. sta dietro le quinte, però Benissimo, lo facciamo arrivare subito. Eccolo qua, arriva. Christian, buongiorno. Buongiorno a voi. Cosa ci vuole dire? Abbiamo qualche altro minuto e ci piace far parlare un ragazzo, Beh, oltre che. correte tutti perché questo non è il ristorante che va di moda oggi, dove diciamo c'è molta confusione, qui si sta molto, diciamo, rilassati, il servizio è veloce però in un certo senso lento, nel senso che diamo tutto lo spazio al cliente per passare un'ottima serata, in tranquillità, assaporando la nostra cucina. I clienti sono sicuramente coccolati. Quindi quello che ci preme far passare come messaggio,
E che non è il ristorante per turisti, sebbene si trovi in una zona altissimamente, se mi consentite dire, turistica, perché siamo tra Via del Corso, Via Condotti, Campo Marzio, il Tevere, le sedi del Senato, della Camera, insomma, dello spettacolo, abbiamo Via Margutta e quindi dunque, sebbene sia un posto per turisti, questo ristorante è un posto per non turisti, nel senso che la gente qui ci ritorna sempre, pertanto dovete fare e date un servizio tale che nessuno può dire lì non ci vado più perché perderesti clienti, no? Quindi non è un mordi e fuggi, ma io vi faccio tanti auguri. E diamo una carrellata qui a questa meraviglia di buffet. Un'ultima domanda ve la voglio fare. Adesso siamo nella settimana, tra 10 giorni è Pasqua, insomma, poche parole, no? Nemmeno 2 settimane per Pasqua, voi cosa preparate? Capretto alla cacciatora, agnello al forno con le patate, dolci di Pasqua, tra cui colombe fresche fatte in casa. Possiamo anche fare pasta fresca, abbiamo anche i panzerotti all'abruzzesi, perché ci siamo dimenticati di dire che noi siamo abruzzesi, che è una cosa molto importante. E quindi molte cose provengono anche dalle nostre terre, tra cui, come dicevo prima, l'olio, a paste fresche, pasta alla chitarra. La tradizione pasquale abruzzese è ottima e quindi noi la Una seguiamo. cosa che mi ha detto l'altra sera a cena, va, Nicola, io ho deciso di fare questa intervista stamattina, oggi, perché sono venuta a cena qui come tanti avventori, mi sono trovata molto bene e vi ho proposto questa intervista a titolo proprio così amichevole, gratuita, perché mi sono proposta io proprio per diffondere. Un Il me per messaggio. diffondere questo messaggio, far conoscere ancora di più questo vostro ristorante perché ci tengo che le nostre tradizioni italiane vengano conosciute nel mondo. Mi parlava, velocissimo perché il tempo è quasi finito, anzi è finito, mi parlava che una volta c'era un'utenza a molto, c'erano molti americani, adesso non ci sono più, ricordo bene, o perlomeno ci sono di meno e sono stati soppiantati da altro tipo di Verissimo. turismo, di turisti. Verissimo. L'ultimo Allora, messaggio. per essere più precisi, dalle fatidiche Torri Gemelle il turista americano è pressoché nulla, in quanto che siamo scesi dal 70%, diciamo, degli americani di potere economico forte al 10-20% massimo. Quindi vale a dire che sono diventati come le mosche bianche. Questo ha danneggiato anche la nostra categoria e quella dei negozianti, in quanto che il turista americano spendeva moltissimo, ma molto di più di quello che è altro tipo di turista. Bene, allora, buona Pasqua. Grazie, Grazie buona a lei. Pasqua anche a voi.